Uno spiegamento di forze mai visto da questa mattina per affrontare l'emergenza idrica di Messina che si protrae dallo scorso sabato notte. La cabina di regia dell'unità di crisi è stata affidata nella tarda serata di ieri al Corpo Forestale Messina e già alle 8 del mattino sono stati convocati i presidenti delle circoscrizioni dal responsabile Carmelo Di Vincenzo per stabilire le priorità di intervento. In ordine il secondo, terzo e quinto quartiere, le zone più in crisi da raggiungere con urgenza: Zafferia, Gravitelli, Sallì, Candro, Giampilieri Superiore e Ganzirri. Fatto il censimento con i quartieri, è stata la volta del tavolo tecnico con tutte le parti in causa: Ispettorato Ripartimentale Foreste, Comune, Autoparco Municipale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. 12 le autobotti in circolazione nel territorio, di cui le uniche 5 messe a disposizione da Palazzo Zanca. In arrivo 4 autobotti dalla provincia, riferisce Di Vincenzo, dai comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Sant'Agata di Militello e Librizzi. A Torre Grotta sono stati chiamati 2 autisti dell'ATM per guidare una quinta autobotte che non ha conducente. Il vicario del prefetto Mulè ha annunciato l'arrivo di altre autobotti dai comuni catanesi: Mascali, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Scordia, Caltagirone e Fiume Freddo. Il vice sindaco Signorino dichiara: fino a ieri sera abbiamo lavorato in beata solitudine con le nostre risorse. Oggi si sono decisi a fare scendere in campo altri mezzi come l'esercito. Entro le 13.30 entra in funzione la terza pompa della condotta danneggiata di Calatabiano e entro stasera sarà distribuita l'acqua nelle abitazioni. Finita l'imbracatura della condotta per garantire la tenuta e l'incravattatura, il bypass a Forza d'Agro sarà effettuato quando l'erogazione idrica verrà ripresa. La previsione è nella tarda serata per le 20 e le 21. Difficoltà all'ospedale Papardo, dove ieri sono stati impegnati 12 viaggi per il rifornimento. Sia il responsabile Di Vincenzo che Signorino confermano l'intervento della nave cisterna proveniente dalle Isole Eolie, che copre anche la tratta da Gioia Tauro. L'imbarcazione, dal costo di 60.000 euro, potrebbe essere la Jevoli della ditta Marnavi e sbarcherà al porto storico verso le 20 per rifocillare la rete idrica attraverso i serbatoi di Torre Vittoria.